Ok, riprendiamo la nostra attività di esplorazione del concetto di pressione e andiamo a lavorare con un laboratorio virtuale, quello del FET, che significa Physics Education Technology, cioè tecnologie per l'istruzione in fisica dell'Università del Colorado negli Stati Uniti, che mette a disposizione molte risorse, alcune delle quali tradotte anche in italiano, utilissime per maneggiare, insomma, ecco, i concetti. Quel quale che incontriamo nel corso di fisica. Quindi apriamo un browser, qui io ho Firefox, su Google, digitiamo PHET e qui c'è la parte in inglese, ma non c'è problema. Vediamo se riesco a farlo in italiano, forse anche meglio. Eccola qua, l'avevo salvata in italiano. Andiamo su simulazioni, ci mostra quelle disponibili, andiamo più in basso finché non troviamo, verso una delle ultime, eccola qua, impressione. Ok? Quando c'è questo simbolino qua in fondo, lo scudo col 5, significa che rispetto allo standard HTML5, quindi dovrebbe essere visibile da tutti i dispositivi, iOS incluso. Okay? Mentre per esempio se c'è solo quello di Java, adesso non mi ricordo da che parte c'era, quelli in Java in iOS non sono visibili. Clicchiamo una volta su questo e andiamo sulla freccina di avvio. Ok, ci si presenta questa schermata in cui abbiamo una prima, sono andate quattro opzioni. Nella prima abbiamo un contenitore, un recipiente, con la possibilità di versare dell'acqua e di farla uscire, cliccando su quello sotto. Ok? Il disegno ci mostra il livello dell'acqua, possiamo anche evidenziare la quota cliccando sull'opzione griglia in alto a destra. Qui ci mette i livelli, qui a 0 metri, a 1 metro di profondità, 2 fino a 3 metri. Oppure possiamo usare un metro per misurarla direttamente. Col metro andiamo a posizionarci sul livello del suolo e vediamo se ci interessa una misurazione più fine. Okay? Dopodiché abbiamo la possibilità di, la simulazione l'hanno fatta gli americani e quindi avevano, loro ancora in uso in diverse situazioni, unità di tipo diverso dalla nostra, ma insomma c'è il sistema metrico internazionale, la possibilità di esprimere la pressione in atmosfere, oppure le unità inglesi che sono il PSI, mi pare, pollici per pound per inch, quindi il peso per distribuito su un pollice quadrato, che a voi ovviamente non interessa, lasciamo sul sistema metrico. Inoltre, qua sotto abbiamo anche due opzioni, due controlli sulla densità del liquido che stiamo utilizzando. Qui adesso c'è acqua, ma possiamo usare liquidi più densi oppure meno densi, fino al gasolio. Lasciamo l'acqua che ha un numero tondo che ci interessa. Possiamo anche cambiare l'effetto, la gravità, cioè il G, il rapporto tra peso e massa. Okay? Quindi se fossimo su un pianeta diverso, avremmo un valore di G diverso, 9, 8, quello sulla Terra. Giove ne ha uno diverso, Marte ne ha uno diverso, la Luna ha un sesto di quello nostro. Comunque vedremo più avanti come usare questo. Una delle prime cose che possiamo fare è, per esempio, mettere il nostro recipiente al pieno e andare a misurare, qui abbiamo un manometro di pressione, misurare la profondità. Ecco, qui vedete, se io mi piazzo per aria, misuro un valore vicino ai 101 kPa, 1,01 per 10 alla 5 Pascal, che è la pressione atmosferica. Anche qui, se io cambio di quota, la pressione cambia di poco, ma cambia lo stesso. Okay? Se poi mi immergo il nostro barometro, manometro nel fluido, vedete che a man mano che vado più in fondo la pressione aumenta. In particolare, se vado
Se supero il fondo va a zero perché c'è lì c'è la terra, cosa che persone misure. Ecco, qui più o meno arriviamo a 130 kPa. Possiamo fare una cosa che ci semplifica, è poco realistica, ma ci semplifica la vita. Immaginiamo di togliere l'atmosfera. Vedete qui, posso mettere o non mettere l'atmosfera. Se io la tolgo, diventa tutto nero, ovviamente mi sparisce la di prima. Perché? Perché a questa profondità contano sì i 3 metri di acqua, ma anche il valore della pressione atmosferica che preme sulla superficie libera dell'acqua. Ok? Teniamoci la configurazione così com'è questa adesso. Immaginate di prendere altri strumenti a misurare la stessa pressione ma a quote diverse. Per esempio questa a 2 metri e questa a 1 metro. Ok? È un po' difficile metterla esattamente perché io non vedo molto bene il punto. Ecco, qui grosso modo sarà così più o meno. Quindi abbiamo a 1 metro 9, circa 9,9 kPa, a 2 metri 19,7 kPa, a 3 metri 29,37. Se ci fate caso, se avete sotto mano una calcolatrice, e fate il rapporto tra la pressione a 2 metri e quella a 1 metro, quindi 19 0,746 diviso 9,915, vedete che il rapporto è 1,99, cioè rispetta il rapporto tra le quote. 2 metri fratto 1 metro viene circa 2. Qui, ripeto, io non riesco a piazzare esattamente, d'accordo? Qui se un attimo che me lo scrivo sul quaderno, abbiamo qui la quota, qui la pressione a 0 è 0 ovviamente, a 1 metro è 9,915 kPa, questi metri, a 2 metri viene 19 0,746 e a 3 metri 29,377. Ecco, vi mostro cosa ho scritto. No, questo, scusate. Ecco. Ok? Questo l'ho aperto per sbaglio. Vi ricordate la nostra legge che regola il legame tra pressione e profondità? Era che la pressione a quota H vale la densità del liquido per G per H, eventualmente più la pressione atmosferica, che è la stessa perché preme sulla superficie libera dell'acqua. Ok? Se ci rimettiamo alla situazione che abbiamo visto prima, che escludiamo la presenza dell'atmosfera, dovremmo avere una pressione direttamente proporzionale ad H. Ok? È chiaro il senso? Per far questo utilizziamo un foglio di calcolo, per esempio. Excel, volevo. Apriamo, voi riuscite a vedere, no? Immaginate di aprire un foglio di calcolo e inseriamo due colonne, quella con la H e quella dove mettiamo la pressione. Abbiamo ad H0 la pressione 0, abbiamo tolto l'atmosfera, a 1 metro 9,915, a 2 metri, no, non 22, ma 2 metri 19,746. A 3 metri 29,377. Ok. Ora, se facessimo un grafico, mi aspetterei di vedere che cosa?
qui ho scritto, anzi non 19, qui ho sbagliato, questo è 29, scusate. Che tipo di relazione mi aspetto? Se la pressione è proporzionale alla profondità, questi punti dovrebbero essere tutti allineati o quanto più possibile allineati lungo una retta. Immaginiamo di selezionare i nostri dati e di fare un grafico. Vediamo se ci abbiamo. Inserisci grafico. Eccolo. Linee, per esempio. Qui metti due serie, non so perché, andiamo a sistemarlo un attimo. Seleziona dati. Serie 2 non ci interessa. Ecco, vedete che i nostri dati sono tracciati su una retta che rappresenta la proporzionalità diretta tra la pressione e la profondità. Raddoppio la profondità, raddoppio la pressione. Dimezzo la profondità, dimezzo la pressione. Ok? D'accordo? Attenzione, questo non funziona più, cioè non c'è più proporzionalità diretta se aggiungo anche l'atmosfera. Torniamo al nostro laboratorio. Se aggiungo l'atmosfera, non è più vero che a 2 metri ho il doppio della pressione che ho a 1 metro. Ok? Il grafico è comunque una retta, d'accordo, ma a livello 0 ho una pressione che non è nulla, è 101 kPa, e quindi aumenta proporzionalmente alla profondità solo la parte dovuta all'acqua. Quindi raddoppiando la profondità, raddoppia solo, se andiamo là negli appunti, ecco, se tengo conto anche dell'atmosfera, raddoppia solo questa parte. Quindi, se tengo conto anche della pressione atmosferica, la pressione non raddoppia più, aumenta, si dice linearmente. Il grafico è comunque quello di una retta, ma la pressione diventa no, non raddoppia più. Cioè, un conto è dire che due grandezze sono direttamente proporzionali, un conto è dire che sono linearmente dipendenti. I grafici sono comunque di una retta, solo che se sono direttamente proporzionali passa per l'origine, per lo 0,0. Altrimenti, se sono linearmente dipendenti, la retta potrebbe passare per un punto che non è l'origine. I due grafici si presentano in questo modo. Allora, qui abbiamo, in rosso lo volevo, il nero. Questo è il grafico che abbiamo appena visto. Adesso qui abbiamo la quota, qui abbiamo la pressione. Questa è la situazione in cui l'atmosfera non è tenuta in considerazione. Okay? Se invece tengo conto anche della pressione atmosferica, ho sempre una retta, ma la retta si sposta parallelamente a quella di prima più in alto. Okay? Per cui una dipendenza di tipo lineare rappresentata da una retta, ma non ho più una proporzionalità diretta. Raddoppio la profondità, la pressione non raddoppia, raddoppia solo la parte legata alla pressione del liquido, non quella dell'aria, ovviamente. Ok? È tutto chiaro? Qui si può fare un'altra cosa simpatica che pensavo di mostrarvi, è questo. Immaginate, togliamo l'atmosfera perché così è più semplice. Immaginate di dire, ok, qui togliamo questi. E questo è uno strumento che viene utilizzato sia con veicoli o strumenti immersi in acqua, ma anche e soprattutto in aria. Un modo che hanno gli aeroplani per misurare la quota alla quale si trovano è il cosiddetto altimetro, che misura la quota sulla quale si trova l'aereo in base alla pressione locale. Immaginate di farlo in acqua, cioè se io non sapessi a che profondità sono, ma avessi modo di misurare la pressione, invertendo la relazione di prima, posso dire, beh, la pressione qui è questa, da questo mi ricavo a che profondità mi trovo. Qui non abbiamo più la scala, ok? Diciamo che siamo a una pressione di 17,84 kPa. A che profondità mi trovo? Beh, torniamo nel
Anzi, fatemelo prima scrivere sugli appunti, così me lo ricordo. Allora, siamo a 17, la pressione è a 17,840 kPa. A quale quota siamo? Ok. Non facciamo altro che invertire la relazione di prima. Se la pressione vale la densità del liquido per G per H, allora H vale la pressione fratto la densità G. Quindi avremo 17,840 kPa, quindi per 10 alla 3 Pascal. Fratto la densità, se acqua è 10 alla 3 kg, anzi newton fratto chilogrammo, chilogrammi fratto metro cubo, scusate, ho mescolato NG. Allora, chilogrammi al metro cubo. E infine 9,81 newton su chilogrammo. E otteniamo. Calcolatrice alla mano, potete fare anche voi questo conto. Allora, 17.840 diviso 9.81 viene circa 1.81 metri. Andiamo a vedere se è vero. Prendiamo il righello e misuriamo la profondità più o meno del punto in cui la pressione viene presa, in questo puntino qua sotto, e siamo, sì, uno, qui va di 2 in 2, quindi 1,8 circa. Vedete che in questo modo riesco a misurare in via indiretta dalla pressione la quota alla quale mi trovo. Ok? Provate a fare questo esercizio facendolo per diverse altezze. Detto questo, possiamo passare alla seconda, lo possiamo mettere via, alla seconda schermata, quella che avete qua sotto, che ci aiuta a capire il principio dei vasi comunicanti. Qui ho due contenitori di profili molto diversi. Li riempiamo. E qui vediamo, possiamo anche mettere la griglia, così abbiamo l'idea della profondità. Qui vedete che se prendo due manometri, li metto sulla stessa quota, ho lo stesso valore di pressione, più o meno, nell'uno e nell'altro contenitore. Uno potrebbe pensare, beh, ma a destra, qui a questo livello, ho un volume maggiore di acqua sulla mia testa perché il profilo è diverso. Invece, in realtà, quello che conta è solo la profondità, non importa la forma del contenitore, dipende solo da quanto sta sott'acqua. Se ne prendo un altro e lo sposto lungo la stessa quota, la pressione non cambia se io riuscissi a tenerlo orizzontale. Ok? Legge di Stevino, la pressione è proporzionale, cresce proporzionalmente alla profondità rispetto alla superficie libera. Ok? Indipendentemente dalla forma. Non solo, ma se io svuotassi il nostro contenitore, la pressione cala nello stesso modo dappertutto, indipendentemente da dove si trova il nostro misuratore di pressione. D'accordo? Ok, detto questo, passiamo alla terza schermata. Ci sono domande? Mettiamo via questi. Togliamo la griglia. E in questa schermata abbiamo due, anche qui, due contenitori, ma di profilo molto diverso. D'accordo? Possiamo mettere anche qui la griglia per avere un'idea della quota a cui ci troviamo.
Qui abbiamo la possibilità di verificare il principio di Pascal. Vi ricordate cosa dice il principio di Pascal? Dice: se io agisco o aumento la pressione in una porzione di fluido, questa si trasmette a tutto il fluido con la stessa intensità in qualsiasi punto con cui il fluido sia a contatto. D'accordo? Allora, immaginate di piazzare diversi manometri a quote diverse. Ovviamente, essendo quote diverse, hanno misurazioni diverse della pressione. Adesso, qui abbiamo due rami. Nel ramo di sinistra possiamo aggiungere un peso. Se io metto questo aggeggio, quindi metto un peso sulla superficie libera del liquido, e questo equivale a schiacciare, come se fosse un pistone, a schiacciare il pistone nel corpo di sinistra. Questo ovviamente sprofonda, va a fondo, fino a quando? Fino a quando nell'uno e nell'altro ramo del nostro vaso, del nostro contenitore, a parità di quota ho la stessa pressione. Quindi in realtà qui il livello dell'acqua si abbassa, qui si alza, ma a parità di quota la pressione è la stessa in entrambi i rami, in condizioni statiche. Ok? Se adesso osservate i valori della pressione con la presenza del peso di 500 kg a sinistra o senza, la differenza è la stessa dappertutto. Okay? In particolare, per esempio, prendiamo quello, facciamo, come possiamo fare? Quello a sinistra, ok? Fatemelo scrivere qua sul quaderno. Anzi, facciamo così. Vediamo se ce la facciamo. Facciamo un'istantanea di questa. Quindi in una volta li copiamo tutti. Ecco. Qui abbiamo a sinistra 19 e 7 e 08. Okay. Mettiamo adesso i 500 kg. Adesso diventa 20,513. E abbiamo la pressione nella seconda situazione, era 20,513 kPa, mentre senza il blocco è 19,513. 7,08. La differenza ammonta a, facciamo il calcolo, 20,513 meno 19,708, circa 0,805 kilopascali. Se riesco a mostrarvi il calcolo che ho fatto, ecco. Ok, quindi adesso se confrontiamo i valori con i 500 kg e senza 500 kg, dovremo trovare la stessa differenza in tutti gli altri manometri che abbiamo messo nel fluido. In particolare, per esempio, prendiamo questo, quello in alto a destra, che segna adesso 2,854. Quando metto i 500 kg, dovrebbe trovarsi, darmi 2,854 più 0,805, 3,659. Dovrebbe darci 5. Come facciamo? Allora, la pressione misurata adesso è 2,854 kPa, con i 500 kg dovrebbe essere aumentata di 0,805, sempre kPa, per un totale di
3,659. Stiamo parlando del manometro in alto a destra. Andiamo a vedere. Mettiamo i 500 kg. Lasciamo che si stabilizzi. Ci siamo abbastanza. 0,3667. Okay. Se fate il conto per tutti gli altri misuratori di pressione, la differenza è sempre circa 0,8 kPa in più tra quando metto i 500 kg e quando li tolgo. Questo cosa significa? Beh, questa è la diretta conseguenza del principio di Pascal. Se aumentiamo la pressione premendo con 500 kg sul ramo di sinistra, la variazione della pressione si trasmette, si riproduce in tutti i punti del fluido, indipendentemente da dove ci trovano, con la stessa intensità, cioè l'aumento di pressione è esattamente lo stesso dappertutto. Ok? Tutto chiaro? Ci sono domande? Molto bene. E arriviamo all'ultima parte. Possiamo tirarli via. Qui poi lascerò giocare anche voi. Qui ci mettono alla prova. Qui dice: ok, hai un fluido misterioso che chiamano fluido A. Come calcoli la densità del fluido? Intanto riempiamo tutto il nostro contenitore. Ok, abbiamo il nostro misuratore di pressione che sulla superficie è 0, posto che abbiamo tolto l'atmosfera, se la mettiamo sarà di 101 kPa, ma facciamo finta che non ci sia. Ok? Immaginiamo di immergere e di misurare, che ne so, a 2 metri, dai. Ecco. La pressione a una profondità di 2 metri in questo fluido misterioso A è di 33, 227 kPa. La gravità è quella terrestre, cioè il 9,8 solito. Quant'è la densità del nostro fluido? Beh, fatemi riaprire il quaderno di prima. Come risolviamo questo problema? Beh, se andiamo, siamo in assenza di atmosfera, quindi abbiamo la pressione a quota H, che vale la densità del nostro liquido, per G per H. Qui conosciamo la pressione perché l'abbiamo misurata col manometro, la G perché ce la dà, siamo sulla Terra, e H perché abbiamo piazzato il nostro manometro a quella a profondità di 2 metri. Quindi è sufficiente dividere a destra e a sinistra per G e H e abbiamo che la densità del nostro liquido sarà la pressione diviso G e la profondità H. Quindi nel caso nostro verrà, fatemi riprendere i dati, 33,227 per 10 alla 3, attenzione ai kilo Pascal, fratto la G che è 9,8 newton su chilogrammo e 2 metri. E otteniamo circa, allora, siamo qui, 3,3227 diviso 9,8 diviso 2, circa 1695 chilogrammi al metro cubo. Tutto chiaro? Attenzione, che cosa succederebbe se, tutto chiaro fin qua, se avessimo lavorato in presenza dell'aria, mettiamo l'atmosfera. Ok, adesso qui volevo questo a quota 0, ma
o meno ci siamo, dai. Adesso i valori sono diversi perché? Perché la legge di Stevino acquisisce anche la presenza della pressione atmosferica, cioè se, torniamo indietro, se tengo conto anche della pressione, allora la profondità influisce sulla pressione, ma influisce anche la pressione atmosferica, cioè avremo la densità del liquido GH più la pressione atmosferica, chiamiamola P0. Ok? Quindi per misurare la densità del liquido devo tener conto anche di questo termine. Quindi questo lo porto a sinistra, ho la pressione misurata cota acqua meno quella atmosferica che vale rho L G e H, da cui la densità del liquido sarà non più solo P, ma la pressione tolta dalla pressione atmosferica diviso G e diviso H. In questo caso avremo la pressione che adesso ci dà è 134,552 kPa meno quella atmosferica a quota 0, 101,4 67 kPa diviso come prima 9,8 newton al chilogrammo e 2 metri. Se facciamo questo calcolo dovremmo ottenere lo stesso risultato di prima. No, Quindi proprio alla fine non cambia così niente. no, perché ovviamente devi correggere per la pressione dell'aria, non puoi fare semplicemente pressione diviso GH, no? Volevo solo farvi vedere questo. E quindi 134 e 552 meno 01467 diviso 98 e diviso 2 e viene 1688 kg al metro cubo. Ovviamente un dato del tutto compatibile con quello di prima, a parte gli arrotondamenti che si possono fare. Ok? Allora io vi invito adesso a fare la stessa procedura utilizzando non più il fluido A, ma un altro fluido. Ne avete altre due scelte, il B e il C. E vedete che dati ottenete. Poi c'è un altro test che si può fare, è quella di immaginare di essere su un pianeta che non sia quello della, che non sia la Terra. Quindi clicchiamo sul pianeta misterioso e vi dice qual è la gravità. Quindi anziché risolvere per la densità, risolvete per la gravità, con la stessa procedura di prima. E abbiamo a disposizione, in questo caso, tre pianeti, anche qua. Quindi qual è il rapporto peso-massa in quei pianeti lì. Ma prima vorrei che procedeste con il fluido B e il fluido C per misurare la densità. Ci sono domande? Se non ci sono domande, per oggi mi fermo qui.